Bentrovati il nostro appuntamento con Verso gli Altari, torna puntuale come ogni settimana il sabato per proporvi una serie di storie, di figure, storie di vita che hanno lasciato il segno nel cammino che ci porta alla santità sotto diversi aspetti. E lo facciamo come sempre grazie al contributo di Fra Ezio Varvara che ci guida in questo percorso. Fra Ezio, anche questa settimana sei in collegamento, ma non fai mancare, ecco, la tua presenza. Ben trovato, Fra Ezio. Ben ritrovato a te Nicole e ben ritrovati a voi amici di Padre Pio TV. Oggi in particolare abbiamo uno spazio che ci tocca da vicino, in quanto ci soffermeremo in particolare sul carisma cappuccino. Lo faremo tornando a parlare di un frate di cui ci siamo occupati già in passato, ma che in questa occasione ci fa particolarmente piacere riproporre ai nostri amici telespettatori, in quanto sono appena terminate, sono state realizzate le riprese finali del docufilm Padre Guglielmo, Carisma e Mistero. Parlo di Padre Guglielmo Gattiani e di questo film che, come dire, un docufilm che è iniziato con un obiettivo, che era quello appunto di parlare anche magari sinteticamente della vita di Padre Guglielmo, ma che si sta trasformando pian piano in un'opera più complessa, vista l'importanza, ecco, spirituale di questo cappuccino. E poi ci soffermeremo su un'altra figura, forse più dimenticata, un bambino, Domenico, detto Domenichino Zamberletti, che è stato in un certo senso anche, come dire, additato come protettore dei chierichetti. Vedremo per quale motivo ci occupiamo di questa storia di un bambino che, seppur morto in tenerissima età, ha mostrato una grandezza spirituale davvero notevole. Ma, Fra Ezio, non mancheranno anche ulteriori spunti di approfondimento con te su quello che è il nostro cammino specifico che stiamo svolgendo a proposito della santità. Certo, Nicola, allora anche oggi continueremo a parlare della santità in tutte le sue sfaccettature, in maniera particolare con quella che noi abbiamo definito, utilizzando le parole di Papa Francesco, appunto la santità della porta accanto. Vedremo come anche ancora nel nostro cammino della Gaudete et Exultate avremo l'opportunità di capire a chi è rivolta la santità e capiremo che ciascuno di noi ha il suo specifico, la sua originalità per raggiungere questa vocazione che è comune a tutti. Una vocazione comune a tutti e che, come abbiamo detto anche nelle settimane scorse, continuiamo a proporre proprio perché diventa un percorso concreto che si può davvero compiere nella nostra quotidianità, e questo attraverso strumenti come la Gaudete et Exultate diventa sicuramente più agevole, se non altro capire questo concetto, cioè la santità è a portata di tutti, è alla nostra portata e ci sono i modi per poterla raggiungere anche nella nostra quotidianità. È il nostro filo rosso un po' di questo programma. Abbiamo sempre definito questo programma come una scuola d'amore. Abbiamo già avuto, tu lo accennavi già prima, adesso parleremo di Padre Guglielmo e quindi abbiamo già avuto in altre occasioni Padre Giuseppe che ci ha raccontato aneddoti, ma nello stesso tempo ci ha dato l'opportunità di gustare questa santità della vita consacrata. Poi c'è la santità, ecco, che riguarda anche gli altri uomini e le altre donne. Ne parleremo anche oggi di Domenichino, quindi avremo l'opportunità di vedere queste sfaccettature che sono, abbiamo visto nel nostro programma, un'opportunità per poterci mettere alla scuola ed imparare da queste figure, da questi esempi di vita, ciò che magari è più consono al nostro stile di vita. Sicuramente. Allora, facevi già cenno a uno degli ospiti che ci aiuteranno nell'approfondimento di Padre Guglielmo. Facevi riferimento a Padre Giuseppe De Carlo, che è vicepostulatore della causa di canonizzazione di Padre Guglielmo, ma avremo anche il regista del docufilm, Roberto Vecchi, e l'ideatore Simone Ortolani, tra l'altro collega giornalista. Ma entriamo subito nell'atmosfera, nello spirito di questa opera attraverso questo filmato. Grazie.
giorni scorsi a Cesena sono state realizzate le riprese finali del docufilm Padre Guglielmo, Carisma e Mistero. Si tratta di un importante progetto cine-televisivo dedicato alla vita di Padre Guglielmo Gattiani, religioso appartenente all'ordine dei Cappuccini, ormai talmente popolare da essere considerato il Padre Pio della Romagna. Si tratta di una produzione fortemente radicata nella storia religiosa e civile della regione Emilia-Romagna e arricchita da sorprendenti testimonianze che raccontano le vicende di un frate semplice, segnato da frequenti penitenze, vestito di un povero saio rappezzato, sempre a piedi scalzi in qualsiasi stagione, dolce e autorevole allo stesso tempo. Una narrazione intensa e illuminante, fatta da chi ha avuto con lui esperienze dirette e da chi ne ha raccolto l'eredità spirituale. Un uomo che ha segnato e segna tuttora la vita di migliaia di persone di ceti e provenienze più disparate, che si rivolgono a lui per trovare conforto, ascolto, benedizione e speranza. L'aura di santità di Padre Guglielmo è più che mai confermata dal processo di beatificazione e canonizzazione attualmente in corso. Ed il Congresso dei Teologi del Dicastero delle Cause dei Santi ha riconosciuto in modo inequivocabile che questo umile frate ha esercitato in modo eroico le virtù della fede, della speranza e della carità. Il film è diretto da Roberto Vecchi, che ha curato i contenuti insieme a Simone Ortolani, con il quale aveva già realizzato un altro importante film dedicato al cardinale Ersilio Tonini. Le riprese sono state realizzate a Cesena, Sorrivoli, Faenza, Castel San Pietro, Lagrimone e Querceto nel Parmense, a Badi sulle colline bolognesi, a Ravenna e a Treviso, registrando preziose testimonianze di vescovi, sacerdoti, confratelli che hanno condiviso con lui anni di vita religiosa, monache di clausura, fedeli delle più disparate provenienze e amici e conoscenti vicini a questo carismatico frate francescano morto il 15 dicembre 1999. Parte della produzione del film è sostenuta dalla provincia religiosa dell'Emilia-Romagna dei Frati Minori Cappuccini, con il patrocinio delle diocesi di Cesena-Sarsina e di Parma. Hanno inoltre offerto il loro contributo il credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, la Fondazione Frutta d'Oro Orogel e la Pro Loco di Badi, oltre a singoli sostenitori privati il cui nome, se farà loro piacere, sarà inserito nei titoli finali del film. Considerando l'enorme impegno richiesto da questa produzione, che strada facendo si è sempre più ingigantita in termini di importanza religiosa, culturale, storica ed umana, e che prevede ancora diversi mesi di impegno per il montaggio e la post-produzione, chiunque desiderasse a sua volta contribuire alla realizzazione del film può farlo andando sul sito www.padreguglielmogattiani.it seguendo le procedure indicate. Bene, padre Fraezio, abbiamo sentito quanto complesso possa essere realizzare un film su figure così alte dal punto di vista spirituale, ma prima di fermarci per poi incontrare i nostri ospiti, una rapida riflessione su quella che è per te la figura di padre Guglielmo. Abbiamo avuto diverse volte modo di poter approfondire questa figura in questa trasmissione, oggi lo faremo anche in una maniera, potremmo dire così, solenne, grazie a questa grande opportunità che si è venuta a creare. Ecco, la figura di Padre Guglielmo, molti lo dicevano, è il Padre Pio della zona del Cesenate, per cui sarebbe bello anche oggi, ancora una volta, tramite le parole di Padre Giuseppe, ma anche l'intervento del regista e del giornalista, quindi Simone e di Roberto, vivere insieme questa conoscenza sempre più approfondita, perché l'opportunità che loro hanno avuto di ascoltare le testimonianze e di Padre Giuseppe, di Padre Giuseppe di vivere un contatto diretto, direttamente con la figura di Padre Guglielmo, ci devono toccare il cuore e nello stesso tempo ci devono stimolare a quello che è il cammino che tutti stiamo intraprendendo. Quindi un chiaro esempio di santità è quella che è la vocazione alla quale tutti siamo stati chiamati. Chiaramente noi nell'ambito cappuccino quindi avremo l'onore e anche il piacere di presentare questo appunto film, docufilm, che avremo a breve modo di discuterne.
E allora ci fermiamo per una pausa e poi insieme per approfondire appunto la figura di padre Guglielmo Gattiani. Dunque, padre Guglielmo, carisma e mistero, questo è il titolo del film dedicato a questo frate cappuccino così importante nell'ambito del percorso di fede dell'Emilia-Romagna, nella zona specifica dell'Emilia-Romagna, ma che nell'ambito cappuccino sicuramente ha tanto da dire a tutti. E abbiamo l'opportunità quest'oggi di avere in collegamento tanti ospiti per approfondire questa bella figura. Abbiamo il regista del docufilm Roberto Vecchi, Simone Ortolani, collega giornalista e ideatore dell'opera, e poi padre Giuseppe De Carlo, che è vice postulatore della causa di canonizzazione di padre Guglielmo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, inizierei proprio con il regista a questo punto. Abbiamo tanto da dire, ma abbiamo già fatto cenno alle riprese, a quello che è stato anche ed è lo sforzo economico per la realizzazione di quello che era, come dicevo all'inizio, forse un'idea incentrata alla mera realizzazione di un docufilm, ma che sta diventando un'opera sempre più complessa. Allora, come nasce appunto questo percorso e come si è svolto fino ad oggi? Come nasce è meglio che ce lo racconti Simone, perché io sono arrivato un attimo dopo. E per cui non so se la disturba invertire un attimo la scaletta. Va benissimo, allora partiamo subito da Simone. Simone, sì, hai ascoltato già la domanda. Allora dici, sì, tu come ti è nata questa idea, come ti sei avvicinato alla figura di padre Guglielmo? Ci siamo con i miei colleghi avvicinati alla figura di padre Guglielmo sentendo un po' i racconti della gente in Romagna rispetto all'esperienza di incontri con una personalità che era vissuta come una figura assolutamente straordinaria, quasi come un emissario del cielo sulla terra. Così si sentivano e si sentono tuttora racconti di miracoli, prodigi, elementi indubitabilmente preternaturali, accompagnati però, direi, a una capacità di accoglienza, ad un'umiltà, ad un tentativo di nascondimento che rende la figura di padre Guglielmo da una parte complessa, dall'altra poliedrica. E così ci siamo voluti interessare alla sua figura, approfondendo nella storia e ideando questo progetto cinetelevisivo. Ecco, progetto cinetelevisivo che nello specifico appunto è curato dal regista Roberto Vecchi. Allora, tornando al regista, come si è approcciato a quest'opera e come si sta evolvendo? Guardi, è stata per me una grande sorpresa, un'avventura. Io non conoscevo padre Guglielmo Gattiani, lo ammetto, proprio era una figura che non conoscevo. E mi ha immediatamente affascinato e anche travolto in un qualche modo, perché nel momento in cui abbiamo cominciato a fare le riprese, vabbè, ci siamo documentati prima, ma poi abbiamo cominciato a fare le riprese, io ho incontrato decine di persone che mi hanno, credo, trasmesso proprio con le loro testimonianze pari pari quello che era padre Guglielmo. Cioè, c'è stata questa infusione così diretta, così potente di questa figura, appunto grazie alle testimonianze delle persone che abbiamo coinvolto nel film. Ma la cosa straordinaria è che a un certo punto abbiamo dovuto addirittura fermarci, perché di testimonianze ce ne sono all'infinito, e tutte di una potenza straordinaria. E purtroppo noi abbiamo dovuto limitarci a quello che poteva stare dentro un film. Dicevamo prima di iniziare, meriterebbe quasi una serie televisiva su una figura come quella di padre Guglielmo. Comunque, in breve sostanza, cosa ci siamo, alla fine qual è l'obiettivo che ci siamo dati? Quello sicuramente di raccontare la storia di questo, per me veramente meritevole di essere santo,
ma anche quella di raccontare la storia recente di quella che è la figura del frate Cappuccino, perché la storia di padre Guglielmo si ferma al 2000, ma ovviamente voi tutti, io non faccio parte di un ordine, ma voi tutti fate parte di un ordine che va avanti, che fa i conti con il presente, con il futuro, con le tecnologie, con i modi di comunicare, eccetera, eccetera. Noi per vocazione professionale siamo un po' portati a osservare sempre l'aspetto mediatico delle cose, e anche in questo caso lo abbiamo fatto. Così come l'avevamo fatto con Ersilio Tonini, l'abbiamo fatto col cardinale Ersilio Tonini, l'abbiamo fatta anche con padre Guglielmo. E l'abbiamo fatta anche con le persone che abbiamo coinvolto, con le figure che abbiamo coinvolto, io compreso che qui oggi non è potuto essere presente, padre Filippo, che è un giovane frate cappuccino, che incarna perfettamente che cosa significa essere frati cappuccini oggi con tutte le problematiche del caso. E niente, questo è stato un po' il nostro approccio, ecco. Sicuramente un approccio che ha dato la possibilità di arricchire da un altro punto di vista, ecco, una figura così complessa. Ma andiamo allora nello specifico di quella che è la spiritualità di padre Guglielmo. Lo facciamo grazie a padre Giuseppe De Carlo, che è in collegamento e che ci può raccontare anche un po' quello che è stato il percorso fin qui fatto insieme al regista, a coloro i quali stanno producendo questo docufilm. Ben trovato, padre Giuseppe, benvenuto tra noi. Ben trovati. E una volta che mi sono collegato con voi, si parlava della bella notizia che ci era giunta dal Dicastero delle cause dei Santi, che i 9 teologi, 9 su 9, hanno dato parere favorevole. Scusate, ho un ritorno, allora passo. Non abbiamo novità da questo punto di vista, siamo in attesa del decreto per la. Abbiamo perso per un attimo, per qualche problema sull'audio, padre Giuseppe. Dovresti essere ancora in collegamento con noi, padre Giuseppe, ci senti? Ecco, abbiamo qualche problema con padre Giuseppe, cerchiamo di recuperare. Intanto tornerei con Simone Ortolani, chiedendogli come a suo avviso, rispetto a quella che era l'idea originaria, ecco, sta vedendo il proseguire dell'opera. Ecco, immaginavi che si arrivasse a questo punto con la prospettiva di un ampliamento della tua idea iniziale? No, decisamente all'inizio avevo pensato ad una operazione più limitata dal punto di vista anche del minutaggio e dello stesso girato, ma siamo stati effettivamente, come giustamente diceva Roberto, piacevolmente travolti dalle tante testimonianze di persone di qualsiasi ceto sociale, religiosi, sacerdoti, vescovi, che ognuno aveva un aspetto nuovo, inedito, diverso che ci voleva raccontare. Così l'iniziativa si è sviluppata, direi quasi in senso fisiologico, da sola. Poi è stato aggiunto questo ulteriore elemento sulla quale devo dire inizialmente avevo qualche perplessità della fiction, ma che grazie all'abilità di Roberto, a quella della sua collaboratrice Ludovica Amati, che ringraziamo, e alla professionalità dell'attore Daniele Dainelli, devo dire che sono rimasto molto piacevolmente colpito e stupito dall'esito anche della parte fiction. Ecco, non so se abbiamo ancora la possibilità per scambiare un
qualche riflessione con padre Giuseppe. Padre Giuseppe, ci senti? Riusciamo a ripristinare il collegamento? Ecco, allora dicevamo di questa sorpresa da parte vostra rispetto alla decisione del dicastero delle cause dei santi, che ha riconosciuto in modo inequivocabile che questo frate ha esercitato eroicamente le virtù della fede, della speranza e della carità. Dunque un percorso, quello della causa di beatificazione, che va avanti. Ecco, qual è il vostro stato d'animo? Sì, e la cosa che fa emergere anche questo docufilm è l'interesse sempre crescente per questa figura che fa emergere anche l'attualità sempre. Per cui l'interesse anche da parte nostra, dalla parte dei frati Cappuccini, di riconoscersi nella figura di padre Guglielmo e di impegnarsi sempre di più. Ad esempio, io stesso sono ora a Cesena, l'ultimo capitolo, i superiori mi hanno chiesto di essere a Cesena proprio sul posto dove è la tomba di padre Guglielmo, per impegnarmi più a tempo pieno a questo. Poi, ad esempio, questi giorni i gruppi di Treviso, ma che due gruppi vengono, e qui si può vedere tutto il movimento che c'è attorno alla figura di padre Guglielmo, anche la stampa locale, e comunque più allargata, ha dato notizia di questo docufilm, perché è una figura importante, sicuramente. In Romagna, ecco, riconosce come una figura di riferimento. Ed è una figura di riferimento della quale torneremo sicuramente a parlare anche nel proseguo di questo progetto, che, come abbiamo detto anche all'inizio, è possibile seguire attraverso le sue fasi ed eventualmente sostenerlo a partire dal sito www.padreguglielmogattiani.it. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è davvero volato, abbiamo potuto raccogliere solo qualche indicazione di questa complessità, ma di un'opera che andremo a seguire sicuramente nel suo evolversi. Ringrazio davvero di cuore il regista Roberto Vecchi, Simone Ortolani e padre Giuseppe De Carlo per i loro contributi. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie, pace bene. Fra Ezio, ti salutiamo perché so che anche tu in questo momento sarai impegnato su altri versanti, e quindi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, almeno con te. Sarai in studio o sarai in collegamento? Diciamo ai nostri amici telespettatori. Sarò ancora in collegamento, ci rivedremo in presenza presto. Però. Presto, va bene, l'importante è esserci e poter scambiare appunto le nostre riflessioni relative alla santità. Allora ci fermiamo per qualche minuto, pace e bene fra Ezio, e a dopo per parlare di un bambino, Domenichino Zamberletti, scopriremo qualcosa di più su questa figura. Eccoci di nuovo insieme. Come vi ho anticipato, abbiamo l'opportunità di tornare a parlare di infanzia e santità. Sono tante anche le figure di bambini che, travolti dalla sofferenza, hanno comunque dato una testimonianza che nemmeno le persone adulte possono solo immaginare. Testimonianza di accettazione della sofferenza, di un percorso di fede radicato, e segni che hanno lasciato un'eredità spirituale indelebile. In alcuni casi questi hanno portato all'apertura di una causa di beatificazione e canonizzazione, in altri casi sono testimonianze di vita che noi continuiamo a proporvi. E allora vogliamo sapere qualcosa di più circa Domenico Zamberletti in questo video introduttivo e poi con l'approfondimento di un ospite. Nato il 24 agosto 1936 dai proprietari e gestori dell'albergo del Sacromonte di Varese, l'infanzia di Domenico è caratterizzata da segni di profonda fede.
vuole che ogni giorno i cuochi preparino un piatto per il Cristo affamato, cioè per quei bisognosi che bussano alla sua porta. Con il personale dell'albergo si mostra socievole e disponibile, non tratta nessuno come un padrone. Provetto musicista, all'età di 9 anni, diventa organista ufficiale del santuario e del solito improvvisare melodie all'organo così come le suggerisce il suo cuore. Devotissimo di San Domenico Savio, il giovane Zamberletti studia nel liceo salesiano di Varese ed è solito rimanere assorto in preghiera davanti ai quadri dei patroni. Vuole diventare sacerdote, ma il Signore per lui ha altri piani. Ai primi di gennaio del 1949 si presentano i primi sintomi di una grave malattia, la leucemia. Seguono 8 mesi di intense sofferenze, offerte dal suo letto di dolore per il Papa, il clero, i malati, i fanciulli poveri e gli educatori. Esprime in quei giorni varie frasi degne di un santo, anche se aveva poco più di 13 anni. Mi sarebbe piaciuto tanto aver potuto tenere Gesù nelle mie mani, ma si vede che devo essere sacerdote in paradiso. Domenichino Zamberletti muore il 29 maggio 1950 dicendo: «Mamma, mi viene incontro la Madonna». La sua tomba è nel cimitero del Sacro Monte di Varese. E la dolcezza di questo volto sicuramente infonde, oltre che tanta tenerezza, davvero quella che è la purezza di un bambino che ha sofferto tanto, ma che tanto ha amato Gesù, soprattutto Gesù Eucaristia. Allora abbiamo la possibilità con Don Michele Aramini di approfondire questa bella esperienza, questa bella pagina di fede vissuta. Don Michele tra l'altro ha scritto anche su Domenichino Zamberletti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Una figura forse un po', come dire, sottaciuta o perlomeno poco conosciuta ai più. Siamo nell'ambito di Varese, ma vogliamo parlare di questo bambino che, come abbiamo sintetizzato nella nostra scheda biografica, sicuramente ha lasciato il segno. Allora, chi era Domenichino? Dobbiamo dire che il contesto in cui è nato ed è vissuto Domenichino è quello di una piccola una famiglia molto religiosa e anche di una piccola comunità del paesino del Sacromonte di Varese, perché come sapete sopra Varese c'è un santuario dedicato alla Madonna, ma questo santuario è circondato da un paese che appunto si chiama Sacromonte. È un luogo, come si può immaginare nel dopoguerra, ricco di grande fede, dove la gente si conosce, si aiuta e tutti hanno particolare devozione alla vita religiosa. E quindi anche lui cresce in questo ambito. E soltanto che, pur essendo, diciamo, accompagnato da tutte queste, diciamo, positività religiose, lui esprime invece una sua originalità, perché diventa non soltanto un chierichetto, diciamo, fedelissimo, ma diventa anche uno che ha passione per la liturgia, impara a suonare, vorrebbe suonare l'organo in chiesa, lo fa in qualche occasione, ma la cosa più importante invece è che, diciamo, diventa amico di Gesù e Eucaristia e non perderà, da quando fa la prima comunione, non perderà più la messa quotidiana con la comunione, fino al momento in cui non può farlo più a causa della grave malattia che lo ha colpito. Quindi, diciamo, c'è un'originalità sua. Naturalmente, al di là, diciamo, del fatto di partecipare all'Eucaristia, questo è il segno di un amore per la persona di Gesù che è diverso dal solito. Noi, diciamo, potremmo dire qualche volta che la nostra fede e la nostra conoscenza del Signore rischia di essere un po' per sentito dire. Ecco, se uno ascolta le parole di Domenichino e le testimonianze sulla sua vita, si capisce che non è un incontro quello tra Gesù e Domenichino per sentito dire, ma un incontro autentico, un incontro vero, in cui sono cuore a cuore e si affidano l'uno all'altro.
Ecco, un incontro voluto, cercato in maniera anche talvolta tenace. Poi racconteremo, magari se c'è la possibilità, anche qualche aneddoto su questo suo essere chierichetto, vissuto come una vera e propria missione della quale non voleva proprio rinunciare. Restando nell'ambito della famiglia, ricordiamo anche una nota. Zamberletti, ricordiamo il fratello, è stato ministro della Repubblica Italiana, legato soprattutto alla realtà della protezione civile, quindi una famiglia molto religiosa, come diceva, un contesto nel quale è cresciuto questo bambino che a 9 anni già suonava l'organo e che ha mostrato davvero tanti, tanti segni che gli adulti, magari anche quelli più maturi nella fede, difficilmente riescono a raggiungere. Ma questa devozione, ecco, è aumentata in maniera, come dire, esponenziale attraverso la testimonianza in un momento fondamentale della sua vita, che è stato quello della sofferenza con la malattia. Ecco, in questo contesto, come ha vissuto la malattia, Domenichino? Beh, prima di parlare della malattia, forse vale la pena di dire che l'amore per l'Eucaristia, però, diciamo, non si è fermato soltanto a una relazione, ma è diventato un progetto, una relazione con il Signore profondissima, ma è diventato anche un progetto di voler diventare sacerdote. Avrebbe voluto poter celebrare la messa, avrebbe voluto donare il corpo del Signore ai fedeli. Per lui, diciamo, l'incontro con il Signore era, diciamo, qualcosa che poi lo spingeva a diventare un testimone attivo, diciamo, nella vita della Chiesa e nella formazione alla vita cristiana. Quindi questa è la prima cosa. E l'Eucaristia stessa diventa una forma di alleanza con il Signore, come dovrebbe essere vissuta da tutti i cristiani, perché noi molto spesso consideriamo l'Eucaristia come una preghiera, cosa che parzialmente è vera, perché l'Eucaristia innanzitutto è un'azione in cui il Signore fa dono di sé a noi, ci dona il suo spirito e noi accogliamo questo dono dicendo con la nostra libertà che gli vogliamo appartenere. Quindi questa è una decisione, è la rinnovazione dell'alleanza. Ora, in un bambino così piccolo di pochi anni, da quando ho fatto la comunione in avanti e fino al tempo della malattia, sono 9, 10, 11, 12, 13 anni. Un bambino così piccolo si potrebbe aspettare un po' di, come dire, di enfasi, un po' di romanticismo. Invece c'è una precisa, diciamo, cognizione che si tratta di un dono vicendevole e che lui desidera rinnovare l'alleanza con il Signore. Detto questo, quando appare la malattia, l'Eucaristia diventa, diciamo, sempre il suo punto di riferimento e fa un'affermazione che, diciamo, potrebbe suonare, diciamo, eccessiva a un orecchio moderno. Dice: il Signore mi ha dato tutto e mi doveva dare anche la malattia, quindi ci sta anche la malattia. Questa frase, diciamo, può sembrare sorprendente, ma se la paragoniamo alle domande che ci facciamo noi, che sono esattamente il contrario: perché a me? Perché a me? Di solito, quando ciascuno di noi deve affrontare una malattia severa, diciamo, cosa ha fatto di male? Perché non riusciamo mai a comprendere che sui piatti della bilancia non ci sta soltanto la malattia, ma ci sta tutta una vita che è dono, che ci viene dal Signore, che noi avremmo dovuto e speriamo l'abbiamo spesa nel suo amore, e la malattia diventa, diciamo, il senso del fatto che noi siamo precari, che viviamo perché c'è un dono che ci precede, e la malattia non è la fine della nostra vita, ma è, se fosse mortale, sarebbe il modo con cui passiamo all'incontro pieno con il Signore. Quindi la malattia, diciamo, non è la fine del mondo. Nella vita di Domenichino si capisce benissimo che non è la fine del mondo, ma è l'inizio di una vita nuova, ancora più ricca. E quindi l'alleanza dell'Eucaristia non si perde con la malattia, anzi, la malattia diventa occasione perché questa alleanza si rafforzi. E c'erano delle frasi tipiche di Domenichino che
danno proprio questa interpretazione. Cioè, quindi questa non è un'interpretazione giusto per far vedere come una cosa. È lui stesso che dice che in paradiso sarà un grande protagonista, sia per fare le grazie a chi gliele chiederà, sia per andare a disturbare altri santi importanti che avevano promesso di far cadere sul mondo, diciamo, come Santa Teresina del Bambino Gesù, le grazie attraverso i suoi petali di rosa. Don Michele, è bello ascoltarla e soprattutto vedere sempre questa immagine di questo bambino che, ripeto, continua a infondere tanta tenerezza anche soltanto guardando la sua immagine. Approfitterei per qualche minuto, se vuole Don Michele, della sua disponibilità per qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria. Per chiedere appunto un'ultima riflessione legata a quelli che possono essere gli spunti, ecco, attualizzabili circa l'esperienza di Domenichino. Allora, facciamo una breve pausa e ci ritroviamo per qualche minuto ancora insieme. Allora, ancora qualche minuto a nostra disposizione per parlare di Domenichino Zamberletti. Abbiamo sempre in collegamento Don Michele Aramini che ci dà l'opportunità di sintetizzare questa esperienza di vita e di fede attualizzando un po' quello che è il suo messaggio legato all'Eucaristia, sì, ma non solo. È vero, Don Michele? Ah, senz'altro, perché come vi dicevo, la liturgia per lui è vissuta secondo due prospettive. Innanzitutto quella di rendere onore al Signore, che è una specie di riconoscenza, per cui aveva anche il senso della bellezza della liturgia che doveva essere accompagnata da canti fatti eseguiti bene, da un bel suono e da una partecipazione anche corale dell'assemblea alla celebrazione. Questa è la prima cosa. Ma la cosa ancora più importante è quella che ci dice che nella liturgia siamo protagonisti e dobbiamo rinnovare la nostra alleanza col Signore, è quello che dicevo prima, però è un tema da riprendere perché nonostante tutti gli sforzi che si fanno nel rinnovamento della liturgia, però diciamo se il popolo rimane passivo e assiste senza che faccia il suo cammino personale, la sua decisione personale verso il Signore, questo, diciamo, fa sì che tutti gli sforzi di rendere più bella la liturgia si perdano. La seconda cosa è che Domenichino è affezionato ai poveri. E per un bambino piccolo, di solito i bambini pensano un po' a se stessi, al proprio gioco, al proprio, diciamo, a meno che non abbiano una particolare, diciamo, intuizione dell'amore. E qui siamo in questo caso. Cioè, Domenichino capisce che non si può essere cristiani se non si è amici dei più fragili, dei più deboli, e lui li chiama i poveri, quelli che avrebbe voluto aiutare tantissimo. Tant'è che raccomanda alla mamma di andare a trovare i bambini, quando lui non ci sarà più, lui raccomanda alla mamma di andare a trovare i bambini che soffrono negli ospedali. Quindi per dire com'è, diciamo, si tratta di una chiara. Non c'è nulla di romanticheggiante, ma c'è invece la precisione dell'intuizione della carità cristiana che si mette al servizio di chi ha bisogno. E quindi sono elementi di un'assoluta attualità, tenendo conto che invece oggi noi viviamo in tempi in cui il pensiero di se stessi prevale su ogni altra cosa, diciamo così, siamo un po' vittima dell'idolo dell'autorealizzazione e invece Domenichino ci fa vedere che la gioia non viene da questa fasulla autorealizzazione, perché la vera autorealizzazione è quella dell'amore, che viene da Gesù e che noi spendiamo a favore dei nostri fratelli. E sono gli esempi, delle riflessioni queste sicuramente importanti e che ci danno il segno di quanto andiamo dicendo già da qualche tempo a questa parte, che anche nei più piccoli, soprattutto nei più piccoli, ecco, ci sono dei segni, delle testimonianze che anche al giorno d'oggi dovrebbero farci cambiare rotta su quello, rispetto a quella che è la nostra quotidianità. Io ringrazio davvero di cuore Don Michele per questa opportunità di averci fatto scoprire questa figura di bambino che vorremmo fosse diffusa sempre di più. La sua causa lo vede come servo di Dio e magari
Ecco, una preghiera a Domenichino può essere utile anche per il proseguo di questa. Grazie di cuore davvero, Don Michele, a presto. Grazie a voi e auguri a tutti. Chiudiamo la nostra puntata di Verso gli altari, come stiamo facendo da qualche settimana a questa parte, con un approfondimento legato alla Gaudete et Exultate. Il commentario che grazie a Fra Ezio stiamo analizzando a stralci e che vede questa esortazione apostolica riflettere anche su un aspetto che è quello legato alla gioia nei cuori dei santi, a cominciare dalla Mater plena sancte letizie, che per ciascuno di noi è causa della nostra letizia. Anche per Papa Francesco i santi sono delle persone felici. Nell'esortazione apostolica infatti vi sono dei paragrafi a ciò dedicati. Il malumore non è segno di santità, scrive Francesco, rimandando a scritti appunti, appunto biblici. Un po' prima aveva citato la famosa espressione: nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Il Papa lo richiamava a commento di un'affermazione importante: la santità non ti rende meno umano perché è l'incontro della tua debolezza con la forza della grazia. E sulla santità Fra Ezio ha preparato questo contributo che vi vogliamo proporre. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo, vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo, amando e prendendoti cura di tuo marito e di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo, compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo, insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo, lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Ecco, essere santi in ogni contesto in cui siamo chiamati a prestare la nostra opera, la nostra testimonianza. E allora siamo in conclusione del nostro appuntamento, però attraverso il sito di riferimento anche del nostro programma, che ci fornisce tante notizie aggiornate sulla santità dal punto di vista anche, se vogliamo, tecnico, il sito del Dicastero delle cause dei santi. Parliamo di un altro testimone della carità di cui ci siamo occupati anche noi. Parliamo di Antonio Rosbini, a 16 anni dalla beatificazione. Papa Francesco, infatti, nel suo recente motu proprio ad Theologiam Provoendam, ha ribadito che il beato Rosbini considerava la teologia un'espressione sublime di carità intellettuale, mentre chiedeva che la ragione critica di tutti i saperi si orientasse all'idea di sapienza. Già Benedetto XVI, che ha più volte citato Rosbini nei suoi Angelus, nell'enciclica Caritas in Veritate aveva tracciato questo itinerario della carità verso la verità, delineando un presupposto antropologico non genericamente cristiano ma cattolico. Il fare bene, che per lo più è nascosto agli occhi del mondo, misura il nostro grado d'adesione alla verità, e questo si ricollega anche con quello che abbiamo voluto proporvi in questa nostra puntata odierna, soprattutto nell'ultima parte dove ci siamo occupati di questo bambino che ha sicuramente messo insieme i due aspetti, quello della contemplazione, della preghiera, dell'unione profonda verso Gesù e Eucaristia, ma concretizzandolo attraverso le opere di carità verso i più poveri, i più bisognosi. E prosegue il Papa: anzi, il vivere effettivamente nella carità amplia sempre di più la nostra visione della verità.
Questa si rivela solo a una ragione sensibile all'amore di Dio e del prossimo e non alla fredda ragione speculativa che non pratica l'amore disinteressato. Questo è quello che fece Antonio Rosmini e come lui tante altre figure, tra le quali alcune in particolare che ci occuperemo anche nelle prossime puntate di Verso gli Altari, che tornerà come sempre puntuale la settimana prossima. Intanto non mi resta che salutarvi, invitarvi a restare sul nostro canale per continuare a seguire i programmi e vi auguro un sereno proseguimento di giornata. A presto.